si è, diciamo, lavorato per mettere in sinergia le varie ASL e unire le forze, arrivando quindi poi all'affidamento delle progettazioni che sono state presentate a questi tre ospedali, Lanciano, Vasto e Avezzano. Aggiungiamo anche la centrale 118 che avevamo già precedentemente presentato pubblicamente, e comunque entra in questo conteggio di circa 320 milioni, quasi tutti, tranne appunto la donazione Banca Italia e i 2 milioni della Regione Emilia-Romagna che vanno sulla centrale 118, quasi tutti sono appunto fondi dello Stato che, ripeto, erano rimasti fermi per troppo tempo, mentre qui gli ospedali invecchiavano e invecchiano. Il NIV, il nucleo di valutazione, valuterà questo nostro accordo per poi stilare l'ulteriore accordo tra Regione e Ministero e quindi poi dare la possibilità di accedere a questi fondi. La realizzazione del nuovo ospedale di Avezzano per circa 104 milioni di euro, con 245 posti letto complessiva di degenza ordinaria e degli hospital. Del nuovo ospedale di Lanciano per 97 milioni e 286 posti letto, del nuovo ospedale di Vasto per 111 milioni e 225 posti letto, oltre alla nuova centrale operativa del 118 all'Aquila per circa 8 milioni. Come voi avete modo di verificare, questi sono tutti nuovi ospedali, nuove strutture. Anche questo obiettivo è stato raggiunto attraverso un'analisi attenta, perché ricostruire, diciamo, nuovo e non solo è più economico, ma soprattutto supera quel problema della sicurezza, dell'essere a norma per gli antincendi e soprattutto non porta alla possibile riduzione dei posti letto che potremmo aver avuto se invece di fare nuovi ospedali avremmo diciamo, riorganizzati quelli precedenti. Noi entro la fine di questo mandato avremo concluso tutte le procedure di gara e di affidamento dei lavori e, se possiamo osare, un tantinello anche di apertura dei cantieri, e entro la prossima legislatura regionale aver completato, realizzato e collaudato i lavori per tutti e tre gli ospedali, segnando un punto decisivo verso la nuova sanità abruzzese, una sanità moderna, una sanità efficiente che tenga conto e che tiene conto con questi progetti anche di ciò che ci ha insegnato la pandemia e che magari fino a qualche tempo fa non era debitamente considerato neanche nelle nuove progettazioni.